Quando Carlo Linneo, nel 1753, diede il binomio scientifico al nocciolo, fu sicuramente influenzato da diverse nomenclature già usate in passato. In botanica, infatti, questo grazioso alberello dal portamento cespuglioso viene indicato con lo strano nome di Corylus avellana, dove quello del genere ci viene dal greco copic, che significa elmo, oppure curl, che in realtà era il nome celtico della pianta. Quello della specie, invece, almeno secondo gli studiosi, deriverebbe da Avella, città avellinese famosa sin dall'antichità per la bontà delle sue nocciole. Si tratta di una forma monoica, cioè che presenta i fiori maschili e femminili divisi sulla stessa pianta. Quelli maschili, chiamati amenti e ben visibili nelle immagini, si formano in autunno e maturano completamente nella primavera successiva con delle lunghe spighe pendule di colore dorato. Quelli femminili, invece, si fanno notare per un piccolo ciuffo rosso al termine di una minuscola gemma. Da qui si formeranno poi le nocciole che tutti conosciamo. Le foglie, che compariranno successivamente, sono portate da un corto picciolo piuttosto peloso, hanno la forma rotondo-ovoidale con un margine doppiamente dentato e si restringono all'apice in una breve punta. Il nostro nocciolo, fin dai tempi della medicina salernitana, godette di un certo prestigio come pianta medicinale. Il frutto veniva infatti consigliato come corroboratore del ventre, mentre nel XVI secolo si facevano dei rimedi a base di cenere di nocciolo e grasso di maiale da applicare sul capo per far rinascere i capelli. Fu però nel XVII secolo che il suo frutto godette di grande importanza, anche se solo come alimento, in particolare per la preparazione di dolci. Come sappiamo, anche oggi il consumo della nocciola, sia fresca sia secca, è assai diffuso, continuando ad essere un componente insostituibile per molti dolci. Quindi ci troviamo di fronte ad una pianta decisamente utile, potremmo dire amica dell'uomo, e per questo conosciuta fin dall'antichità.